L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell'esigere che gli altri vivano come pare a noi. Con questa frase di Oscar Wilde vogliamo sottolineare ancora una volta che spesso dietro al nobile gesto di adottare un cane o un gatto, a volte si cela invece il bisogno egoistico di colmare un vuoto, di riempire un'assenza, quindi quel desiderio nostro personale di non restare più da soli. Gli animali però, come diciamo sempre, richiedono tempo, attenzioni e tanto affetto, e non soltanto durante i periodi di festa o quando noi abbiamo questo tempo, ma per tutto il corso della loro vita. Quindi, come diciamo sempre, adottare è un gesto molto nobile, ma che richiede molta consapevolezza. A battersi contro le adozioni irresponsabili, per fortuna, ci pensa l'OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. E allora scopriamo come, grazie a Claudia Taccani, che è la responsabile dello sportello legale di OIPA Italia ed è la portavoce del presidente Massimo Comparotto. Ciao Claudia, benvenuta a Pronto Vet. Buonasera a tutti, grazie. Allora Claudia, ti pentirai di un acquisto impulsivo ma amerai un'adozione responsabile. Questo è lo slogan che avete scelto per la vostra campagna di sensibilizzazione. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta? Allora, assolutamente il nostro slogan di quest'anno, ma che in realtà ripete la nostra missione di vita, missione annuale: non andate ad acquistare animali, che siano cani o gatti o comunque i nostri animali da compagnia, a occhi chiusi o addirittura davanti a un computer, perché è molto molto pericoloso, ma decidete di adottarli in maniera consapevole. Quindi affidatevi a volontari e associazioni serissime, come per esempio OIPA, al fine di decidere quale e come e quando poter adottare il nostro miglior amico, perché come avete detto l'adozione deve durare tutta la vita, e quindi in alcun modo cadiamo nell'errore solo perché è arrivato passato il Natale, la fine dell'anno, magari con gennaio si vuole affrontare una nuova vita, a fare un acquisto impulsivo che può rivelarsi veramente molto pericoloso, perché si va a fomentare, anche in maniera involontaria sicuramente, il traffico illecito di animali da compagnia. Molto spesso succede questo. Noi ovviamente lo ripetiamo spessissimo perché Pronto Vet sostiene le adozioni, però devono essere responsabili, quindi il messaggio che noi vogliamo dare è quello di metterci sempre testa e cuore nel momento in cui si decide di fare una scelta così importante per la vita del pet, ma anche per la vita dell'adopter. Come possiamo fare per adottare con l'OIPA anche grazie al progetto di adozioni a distanza? Allora, sicuramente potete andare a visitare il nostro sito, che è www.oipa.org, c'è proprio la sezione dedicata alle adozioni, tutti gli appelli in realtà, perché noi diciamo che abbiamo la nostra sezione che si chiama Cerca Famiglia, sono animali, in particolar modo cani e gatti, ma non soltanto, che cercano casa, e quindi è possibile decidere di magari affrontare l'adozione del cuore, decidere magari di dare anche soltanto un contributo se non possiamo diciamo portare a casa con noi un cane, un gatto o comunque un animale, oppure possiamo veramente decidere, se possiamo, di aprire le porte di casa nostra, della nostra famiglia, della nostra vita a un quattro zampe. E quindi andando a visitare il nostro sito oppure anche le nostre pagine social trovate tutti gli appelli che diciamo lanciamo quotidianamente, con tanto di fotografie e descrizioni, ma soprattutto anche contatti di volontari che conoscono l'animale appunto che può essere potenzialmente adottabile, e quindi poi si può insieme diciamo fare un percorso per poter, come dicevamo prima, affrontare un'adozione consapevole e vivere insieme tutta la vita. Allora Claudia, dicevamo prima, ce lo raccontavi anche tu, che effettivamente il Natale è un periodo rischioso proprio per le adozioni che abbiamo definito irresponsabili. Ce lo siamo lasciato alle spalle, però si avvicina il Capodanno, che per i nostri pet è un'altra giornata paurosa, spaventosa, potremmo dire così, anche a causa dei fuochi d'artificio. Prima di parlarne con te, vorrei vedere invece il decalogo dei suggerimenti per vivere un Capodanno sereno insieme al proprio pet, che è stato proprio stilato dall'OIPA. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli.
lasciamoli in giardino, teniamo in casa e in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali, per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te, somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici. Abbiamo visto insieme il decalogo creato dall'OIPA per vivere un Capodanno sereno con il nostro pet e ne stiamo parlando con Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale di OIPA Italia e portavoce del presidente Massimo Comparotto. Claudia, vuoi aggiungere qualcosa a proposito di quello che abbiamo appena visto? Guarda, aggiungo soltanto il nostro decalogo, direi che è assolutamente completo, pratico e alla portata di tutti. Attenzione perché i botti, i petardi, insomma tutti i rumori fastidiosi che sono a Capodanno e non soltanto, sono pericolosi anche per la fauna selvatica. Ricordiamo che l'anno scorso le immagini di Roma sono molto famose perché sono girate, hanno fatto il giro del web, hanno rappresentato comunque stormi di uccelli che sono morti perché spaventati dai botti si sono schiantati contro i vetri. Quindi ricordiamo che non soltanto i nostri quattro zampe di casa, diciamo, sono vittime di questa ormai insomma pratica che potremmo abbandonare, ma anche la fauna selvatica che non si vede ma patisce questi rumori. Oltre all'impegno di OIPA nelle giornate di Natale, nel periodo appunto di Capodanno, ci sono anche altre iniziative che portate avanti giustamente tutto l'anno. Ce n'è una molto importante, specialmente durante la stagione invernale, che è il progetto Virginia. Di cosa si tratta? Allora, guarda, questo progetto innanzitutto prende il nome Virginia da una nostra bravissima volontaria e delegata OIPA Milano che purtroppo è scomparsa prematuramente. Quindi abbiamo voluto dedicarlo a lei che ha lanciato appunto questo progetto. Si occupa di aiutare le persone senza tetto, proprietari, possessori, scusate, di cani che hanno bisogno appunto di aiuti. Quindi i nostri volontari, i nostri angeli blu di Milano, poi speriamo che questo progetto possa, diciamo, occupare tutta l'Italia, si recano dai senza tetto insieme a volontari, educatori cinofili e anche veterinari per prestare tutti gli aiuti, quindi sia dal punto di vista dell'educazione con indicazioni pratiche e anche aiuti veri e propri dal punto di vista veterinario, che possono essere appunto somministrazione di farmaci, di cure e controllo anche, non so, della situazione vaccinale degli animali. Virginia, mentre ci racconta, cioè Virginia, scusa Claudia, mentre ci raccontavi il progetto Virginia, in sovraimpressione c'è scritto il progetto Virginia che ha salvato Nena. Chi è e come siete riusciti a salvarla? Allora, sempre grazie ai nostri volontari angeli blu appunto dell'OIPA che nonostante il freddo e il periodo delle vacanze comunque investono il proprio tempo libero, sottolineiamolo, per andare ad aiutare persone che hanno veramente bisogno. Nena, una bellissima e tra l'altro anche bella grande cagnolona, è stata salvata perché era affetta da una grave patologia, un problema che l'avrebbe portato addirittura probabilmente alla morte. La compagna umana, chiamiamola così, una clochard, ha chiesto aiuto ai volontari e quindi grazie appunto a questa richiesta Nena è stata curata, è stata operata e appunto abbiamo potuto come OIPA salvarle la vita, quindi attualmente per fortuna può continuare a vivere insieme alla propria compagna umana. Ringraziamo Claudia Taccani di OIPA Italia per aver condiviso con noi questa campagna e il messaggio che porta con sé. Vi ricordo ancora una volta che i pet, i cani o i gatti che siano, non sono regali da fare a cuor leggero a Natale, ma sono animali, esseri viventi che entreranno a far parte della vostra famiglia e come tali dovranno essere trattati per tutto il corso della loro vita. Grazie mille Claudia.
Grazie, auguri. Ciao. Auguri.